Qua so che oramai è un momento atteso, so che insomma lo state attendendo e dunque visti da Marte con il professor Antonio Chiumento. Scrivete anche, vedo e lasciate i vostri messaggi su YouTube. Qualcuno non è d'accordo, eh, qualcuno dice che sono fesserie, uh -huh. cambia canale. Dico, ma non è che paghi il canone, non è che sei obbligato a guardare, no? Eh, allora, invece di scrivere eh, eh, pagliacciate, non fai altro che girare canale, io Cioè non è che mi arrabbio eh, e lascio, lascia perdere, insomma, no, stai più calmo te non vai e hai dolori intestinali. Quindi io dico sempre così, nessuno vi obbliga a guardarsi o a rimanere collegati come fanno la maggioranza delle persone, ok? Se non siete d'accordo amici come prima. Allora, ragazzi, era il 18 settembre del 1978 e in Italia ci fu un numero spropositato, il più alto, sino ad oggi, di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Mi sono stancato a dire che non significa UFO, non c'è, insomma, UFO marziani. Sono oggetti volanti non identificati. Poi uno ci crede, non ci crede, ma questa è la traduzione. Letterale. Nel Nord Est, però, oltre insomma, ad aver visto eh, come nel resto del paese questi oggetti volanti non identificati, c'è stata anche una situazione particolare, due per la verità, due incontri ravvicinati. Professor Cimento, a lei per spiegarci questi due incontri ravvicinati, tra l'altro con anche delle foto cioè delle ricostruzioni e poi uno è supportato da una foto bene, vai allora. allora io non è nel mio DNA che probabilmente deriva dalla mia professione di docente ricordare nuovamente ciò che ha detto pochi istanti fa il direttore noi non stiamo parlando di eh, alieni, di marziani, eh, come si solleva dire un tempo, stiamo parlando di oggetti volanti non identificati, stiamo parlando di incontri ravvicinati eh, ai confini della realtà, però raccontati da persone attendibili. Eh, il come ha detto il direttore, il 18 settembre, perché il 18 settembre 1978, il professor Chiumiento era eh, erano circa nemmeno due anni che si stava interessando attivamente al fenomeno come ufologo investigatore. E il 18 settembre, ehm, ovviamente, io parlo sempre con il mio modo di eh, esprimermi. Sfido chi che sia eh, all'ascolto: eh, l'ascolto la, può essere effettuato da un appassionato, può essere fat eh, fatto da. Uno che dice, come diceva il direttore prima, sono tutte fesserie. Allora io sfido chiunque a documentarsi perché il 18 settembre 1978 praticamente tutta la stampa nazionale, ripeto, tutta la stampa nazionale e locale parlò di avvistamenti di oggetti volanti non identificati dalla Sicilia. Alla Val d'Aosta, dal nord-est alla Liguria. Addirittura, e sarebbe bene che la gente, se mi permettete, prima di esprimersi, si documentasse, ci furono talmente tanti avvistamenti, ad esempio nell'Adriatico, eh, vicino alle coste abruzzesi in modo particolare. Che furono oggetto anche di una interpellanza parlamentare di, se non vado errato, un paio di onorevoli al Ministro della Difesa su cosa stava succedendo. Ciò premesso. Ecco che porto all'attenzione eh, due incontri ravvicinati del terzo tipo. Terzo tipo significa che la persona eh, attendibile, eh, giudicata attendibile, eh, da chi? Dall'investigatore, da me, ma tra qualche istante capirete anche da chi. Eh, un, un caso si verifica a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine e l'altro si eh, verifica... Sempre il 18 settembre 78, si verifica sempre nel nord est in prossimità eh, de, di, di Trento. Quindi, partiamo con il caso di Giorgio Filipputti, poi penso che la regia avrà modo di, di farvi vedere. Eh, sia l'articolo della stampa non specializzata eh, con, con, attraverso il quale io venni a conoscenza eh, infatti vi sto vedendo adesso l'immagine che vi eh, li, li viene fatta vedere ed è questo signore responsabile di un passaggio a livello, Lo si vede con la sì, eh, Giorgio Filipputti e ecco, allora adesso vi dico in sintesi: ma la regia può andare con anche l'articolo che fu dedicato alla stampa non specializzata a questo signore, dove praticamente eh, l'articolo esordisce dicendo: Non sono un pazzo, ho visto un ufo, una cosa simile. Allora io leggo l'articolo. Vado eh, sul luogo dove il signor Giorgio Filipputti eh, stava svolgendo il suo lavoro, ripeto a San Giorgio di Nogaro e eh, vado dove non proprio sul posto del lavoro all'inizio, ma mi, mi sembrava giusto andare a casa sua, a casa sua eh, mi, mi ha ricevuto sua moglie, sua moglie eh, mi ha detto che era, che suo marito Giorgio era per l'appunto, stava svolgendo la sua mansione di eh, controllore del passaggio a livello, allora io mi diressi verso il passaggio a livello e adesso perché vi sto fornendo questi elementi? Perché questi elementi, se chi mi ascolta non fraintenda, ha il cervello aperto, cioè aperto, sensibile, che riflette, che ragiona, che non ha pregiudizi, non ha preconcetti. Vede, io mi vado verso di lui e vengo eh, intercettato, vengo bloccato da una signora. Questa signora... Mi dice eh, lei non parla con il signor Giorgio Filippe, eh, Filipputti. Chiedo scusa: non parla con il signor Giorgio Filipputti. Ma io non capii al momento perché lei mi dice questo: mm. io sono l'assistente sociale di San Giorgio di Nogaro. Eh, la moglie aveva avvisato l'assistente sociale. E lei, eh, l'assistente sociale stessa, mi disse: eh, lei non viene qua no. per prendere in giro questa persona. Perché questa persona è una persona con la testa a posto, è una persona merite. Guarda quello che io dico posso documentare. Ho impiegato circa oltre 5 minuti per dimostrarle che io non ero un curioso qualsiasi, non ero andato a parlare con il signor Giorgio Filipputti per prenderlo in giro. Io... Ma ti chi aveva chiamato lui anche? No. Eh, no no, era stata una mia iniziativa ah. perché avevo, Gigi, eh, letto l'articolo eh, sul gazzettino mm. nella pagina mi pare dedicata eh, alla zona di San Giorgio di Nogaro la provincia di Udine e eh, senza avvisare andai prima a casa ma mentre di... tu stai parlando io col mio iPhone sto andando certo. a... e infatti dicono che il 18 settembre 78 è stato il momento in cui in Italia attivisti più UFO più oggetti identificati che non in tutta la storia diciamo no. ufologica fra virgolette, della Repubblica. Allora, ritorniamo a San Giovanni Allora, no, no, per dirvi, ma io vedo questi input perché voi vi rendiate conto nella valutazione dell'attendibilità di questo signore. Allora, praticamente, impiegai circa dieci minuti per far capire alla signora che io ero un, eh, avevo appena iniziato a interessarmi al fenomeno degli UFO, capendo che io non avevo nessun pregiudizio o preconcetto per prenderlo in giro, mi permise il colloquio con il signor Giorgio Filippotti. Come mia consuetudine, ovviamente in estrema sintesi, cosa era successo? Era successo che il 18 settembre, per l'appunto del 1978, il signor Giorgio, che era un guardiacaccia eh, e sì, un guardiapesca, guardia era andato a pescare in una certa zona. E quando eh, stava pescando, guardate che vado in sintesi, eh, eh, ha cominciato a sentire un, un certo rumore, eh, ma lui questo rumore l'aveva associato eh, ai rumori prodotti da un'acciaieria lì vicina. Mm. E poi, però, subentrò uno spostamento d'aria. Su, subentrando lo spostamento d'aria, eh, dice: Ma com'è possibile che ci sia uno spostamento d'aria? Eh, risalì l'argine, perché era proprio che stava pescando sul fiume e c'era l'argine da risalire. Quando una volta raggiunto il cioè la, la parte alta dell'argine, dice, professor Chiumiento, io ho visto, e ci dovrebbe essere la ricostruzione che ho dato alla regia, quello che vedete in ricostruzione, eccola qui, è esattamente una ricostruzione fedelissima, non è una fotografia, ma è come la fosse di quello che il signor Giorgio Filipputi vede. Esattamente, è inutile che adesso vado a descrivervi il tipo di oggetto volante non identificato, ma per il colore, per il modo con cui si è Questo l'hanno fatto i tuoi e collaboratori... una mia collaboratrice, ma proprio come... risale a quell'epoca... Quel quell 1978. Ecco, praticamente quello che, in, quello che può colpire di questo caso, lui non gli è... mi ha detto, purtroppo il signor Giorgio Filipputi è venuto a mancare diversi anni fa. Infatti, io quando sono stato nel 97 consulente di Italia 1 per l'X-Files sugli UFO, che andava in onda tutte le domeniche in seno a studio aperto, io avrei voluto fare un X-File sul suo caso. Purtroppo venne a conoscenza che era deceduto. Ma e ogni volta che io menziono la sua, la sua vicenda, lui mi ha detto: professore, la prego, dica che io non ho pensato per un momento di avere a che fare con un alieno o con un extraterrestre che disse voglia perché io quando ho visto quell'oggetto ho pensato a un esperimento fatto chissà da quale grande potenza piccola grande potenza avevo scoperto io vi, vi sto dando la sua convinzione vi, vi, eh, ho presi tantissima paura e io la mia decisione era quella di due decisioni due, eh, due chance o avvicinarmi ulteriormente all'oggetto oppure retrocedere attraversare il fiume a nuoto e fuggire orbene sto per fare probabilmente la decisione di retrocedere e di scappare a nuoto attra attraverso il fiume ovviamente il canale il fiume mm. questo corso d'acqua quando vedo apparire da dietro la cupola questo essere ma lui non lo, non lo chiamò neanche essere questo asiatico, per lui era un cinese e lui, la sua, la sua mente, il suo cervello lo diceva quindi il disco era era proprio era atterrato a terra, a terra, a terra. aveva messo giù le zampe un po' come il lem sulla luna dai. poi è stata fatta una spiegazione molto dettagliata e che io devo andare in sintesi sul, su come si presentavano anche gli organi di atterraggio erano come sai, a forma telescopica che poi dopo lui ha assistito anche al decollo quindi erano come ritirabili eccetera. quindi Vedendo questo essere, che lui dice per me, addirittura ha detto, era un pigmeo asiatico, era molto veloce nei movimenti, quando ha visto, eh, quando praticamente... Loro Ma sguardi... i loro occhi sono incrociati da un sì, esattamente, quando gli sguardi sono incrociati, che lui è arrivato a circa, se non ricordo male, sui 20 metri, a proposito siamo in pieno giorno, eh. sono le ore... 14:30 circa del pomeriggio per l'appunto, quindi in pieno giorno. Ecco. Quindi, quando i loro sguardi si incrociano, quello che ha convinto quello che convinse a Giorgio, a Giorgio, Giorgio Filipputti a non scappare, a non fuggire, è stata la reazione di questo Pigmeo asiatico. Che dice: mi ha dato l'impressione che avesse anche lui un po' di timore, come, come non se l'aspettasse di trovare qualcuno più o meno di fronte a lui. Questa, cioè, questa espressione del volto di questo essere mi permise di, cioè, di non fuggire, mi diede la forza di rimanere lì e di assistere a quello che sto per dirvi. L'essere si è, io lo chiamo essere, ma lui abbia detto il pigmeo asiatico, si è curvato, si è messo a, come dire, a manovrare, a toccare una certa parte del disco, dell'oggetto discoidale che sporgeva, dopo aver, attenzione, è interessante anche questo, perché nell'operazione nell di cercare, di, cioè di lavorare, di cercare, allora, io posso presumere che l'oggetto avesse avuto qualche problema e che lui stesse mettendo a posto qualcosa, questa è un'ipotesi mia, nel momento in cui però questa operazione la faceva, mi ha, detto, mi ha dichiarato Giorgio Filipputti, non abbandonava, cioè di, di tanto in tanto guardava verso di me come per, come per appurare che io non mi avvicinassi ulteriormente, dopo aver terminato. Questa, fra virgolette, operazione ha rivolto lo sguardo verso di me, diciamo per l'ultima volta. È tornato indietro, eh, praticamente ha camminato sull'ala, sull fra virgolette, del disco. L'asiatico. Esatto, l'asiatico. Poi non l'ho più visto perché. Ma andato... Non hanno percepito rumori. No, adesso, nel momento in cui. Eh, rumori, no. Nel momento in... neanche un, 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 non dico un ciao, ma neanche un. un uno... No, 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 non c'è stata nessuna comunicazione, né eh, se mi permettete verbale, né a livello telepatico, verbale nel senso di parole, né telepatico a livello mentale tra Giorgio Filipputti e, eh, questo, e questo e questo pigmeo asiatico. Quando questo essere, io lo chiamo essere per non ripetere il pigmeo asiatico, non fu più visibile dal signor Giorgio Filipputti perché si era portato dietro la cupola, dopo poco tempo, il signor Giorgio Filipputti ha assistito al decollo di questo che di vediamo poi, adesso dell'oggetto dell che avete visto in ricostruzione questo qua colore giallo arancione ah, eh, eh, era come un colore che luccicava forte ma quella, quella roba bianca cos'era quella lì quella che sporgeva ecco, no era un qualcosa perché sai non era facile neanche per Giorgio Filipputi descrivere bene era come una cosa diceva che sporgeva a ferro di cavallo su cui poi ha fra virgolette lavorato Quell'essere però non abbandonando mai, eh, cioè guardando di tanto in tanto Giorgio Filipputti come temesse che si, che si avvicinasse ulteriormente. Poi Giorgio Filipputi assiste al decollo dell'oggetto, mi ha spiegato dettagliatamente come i mezzi di atterraggio si sono, fra virgolette, ritirati. E poi guardate. Se noi diciamo racconti ai confini della realtà, raccontati da persone attendibili, l'oggetto è partito a una tale velocità che ha assunto quale forma? Una sfera di fuoco. Praticamente quando è partito, lo ripeto, sapete che talvolta si, ci sono avvistamenti, eh, osservazioni di oggetti sferici, eh, che, che le chiamano anche palle di fuoco, eccetera si è trasformata, cioè io dico trasformata, è diventata all'occhio all di Giorgio Filipputi una, in, una sfera incandescente. E in pochi istanti è scomparso. È scomparso o è scomparsa? allora il, Giorgio, il signor Giorgio Filipputti è rimasto sconvolto questo va detto è andato in un bar lì vicino professore guardi mi creda ho dovuto bere qualcosa di forte perché io di solito non bevo cose di, eh, sì, quest, eh, non è solito bere che ne so grappa eccetera per, per come dire per cercare di, eh, di combattere un po' tutto il tremore che avevo e questo e concludo l'episodio perché ricordatevi una cosa importante: se non fosse stato per il fratello Angiolino Filipputti, questo sarebbe un caso nascosto. Angiolino Filipputti vide il comportamento continuo cambiato del fratello. Il fratello non andava più a caccia, non dava più a pesca insisti oggi, insisti domani e solo nel febbraio del 1979 Giorgio Filipputi ebbe il coraggio diciamo coraggio di confidarsi con suo fratello. Infatti, goda, prima vedevo questa foto qua, questa, ma dammi l'altra del giornale che è emblematica, no? Perché poi ho visto un UFO, non sono pazzo. Dice, non sono pazzo. Non ho sono visto... pazzo. Lui. Eh, Quindi, secondo te, è pre... una, una testimonianza. A, te, a, a proposito, nelle puntate precedenti io ho avuto modo di menzionare il padre dell'ufologia moderna, vale a dire il professor Josef Halling che era il eh, presidente di una facoltà di astronomia, eccetera. Io lo, lo conobbi nell'83. Uno dei casi che colpì il professor Heineck, ripeto, preside di una facoltà di astronomia, che lui diceva, io sono della sua scuola, racconti ai confini della realtà raccontati da persone attendibili. Fu colpito da questo caso che fu pubblicato anche in lingua inglese sulla sua rivista. Il, eh, dico solo questo. Angiolino Filipputti, senza chiedere il permesso al fratello, avvisò un giornalista del Gazzettino. Ecco perché noi siamo a conoscenza: come ufficio. Ma chi avvisò? Scusa: il fratello del. Il fratello. De, di chi ha eh, Di Giorgio di Giorgio sì, sì, Angiolino, che solo nel febbraio del 1979. Eh, eh, come dire, Ebbe il coraggio di dire: Mi è caduto questo. Ecco, riuscì a, 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 a capire perché il comportamento del fratello. Perché il fratello cambiato, aveva riferito alla fine quello, che, quello aveva che aveva visto, e allora a questo punto il fratello, per ripagarlo, dal giornalista eh no, no, è per ripagarlo. Nel senso, eh, Angiolino eh, Filipputi, che ho conosciuto, era più era un po' sensibile alla tematica, no? era uno sensibile e ha detto al fratello, no caro fratello Giorgio in questo caso tu non puoi far sì che rimanga nascosto più o meno però non aveva neanche avvisato, non aveva neanche chiesto il permesso al fratello a Giorgio di poterlo confidare di, 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 a, un, a giornalista. un giornalista e così grazie a queste circostanze io ne sono venuto a conoscenza guarda caso guarda caso però chiudo questo, questo episodio dicendo Professore, dica a tutti quelli a cui racconta questa vicenda, ma neanche per un momento io ho pensato di avere, di avere a che fare con un extraterrestre. Per me era un pigmeo asiatico, per me era un cinese, un giapponese che stava lì per fare chissà quale tipo di eh, esperimento, eccetera, eccetera e io ho avuto paura che avendolo Scusa scoperto amica, mi facesse del male adesso faccio un parallelismo sì. un, po', un po' stupido è un po' come la nostra base spaziale no? che si trova appunto eh, nello spazio e magari eh, c'è un, una vita che si è rotta e allora vanno fuori o l'astronauta o gli astronauti con i bocchettoni per cambiare quella vita fanno quelle passeggiate nello spazio no, sì. si e vede che lui ha avuto qualche problemino ecco, suo velivolo, av è sceso e ha cambiato la vita Vite. La logica l'ho fatta, fatta, fatta banale, ma, esatto. No, no, ma la logica poteva essere proprio questa: secondo noi, che qualcosa non funzionasse bene, che si fosse fermato. Ma no, sai sei, sei qual è che mi lascia un attimino eh, così un po' così il fatto che entrambi non abbiano avuto, avuto paura né dell'uno né dell'altro, praticamente. Ma io me la sarei fatta addosso, cioè con tutto rispetto. Gio eh, sì. Forse il mio, la, il mio istinto mi, mi avrebbe portato a ravvicinarmi, ma con paura. Da quanto ho capito nessuno. Cioè. non so come spiegarmi. Eh, eh, Gigi, eh, lui, ripeto questi punti salienti, importanti, e, e Giorgio avrebbe voluto fuggire, avrebbe voluto. Ma quando ha ravvisato l'espressione del volto di, di, di quello pigmeo asiatico perché aveva mi metti non a sono, posto Cristia, non, sono, non sono entrato nei dettagli ma aveva una pelle che ricordava un orientale, un orientale oh no, gli occhi erano a mandorla eccetera eccetera non sono entrato per questioni di sintesi di programma ma ricordava eh, si vedeva soltanto come avete Qui. visto non, non sono entrato nei dettagli no, non aveva perché, un casco in testa no aveva tutta una tuta era tutto un, un tutt'uno, non sono entrato nei dettagli, era una tuta a squame di pesce più grandi, più piccole. Ecco. Anche la testa era una cosa una burca. Anche la testa era coperta. Era, se, se uno, se il regista ripropone, vedi che era sembrava coperta. che era un caschetto a minatorio. Ecco. No, era tutta la tuta Appiante faceva la tuta. un tutt'uno e copriva. Tutto quando tranne una parte del volto. E la tuta cos'era? Bianco e nera? No, era se non ricordo male, ma non credo, era argentata. Argentata Argentata e luccicava molto perché era una bellissima giornata di sole. L'orario? Che mi dicevi? 14.30. Circa le 14.30. Stavano 14. a pescare. Era, stava pescando. Stava pescando. E eh, eh, quindi eh, io direi eh, che a poche ore di distanza. Quindi attenzione, lui mi ha detto: questo ci tengo moltissimo. Mm. Per me era un pimeo asiatico, però state attenti. Io prego a coloro che sono all'ascolto di questo programma, visti da Marte, guardate che la psicologia umana dovrebbe nel 2020 quasi cominciare ad essere un po' più aperta, perché questo signor Giorgio Filippotti, dopo l'uscita dell'articolo sul giornale, io poi quando mi avvicinavo a San Giorgio Nogaro per altre inchieste, lui voleva che io andasse a trovarlo ah, no. e mi aveva detto se io avessi saputo della sua esistenza mi sarei rivolto solo a lei e mi avrebbe mantenuto magari in privacy in anonimato guardi eh, professore un giorno e le faccio solo questo esempio sono entrato in un bar erano passati già un, un paio d'anni da dalla pubblicazione di questo articolo quando ho visto eh, degli astanti del bar eh, e soprattutto quello che ho sentito, che hanno cominciato a dire eccolo qua quello che, eh, questo è quel, colui che ha visto i marziani, quello che prendevano in giro anche le mie figlie, cioè ecco le figlie del, del, di colui che ha visto i marziani, mi creda, ho preso una sedia, che non so, io non sono violento, e li, li ho minacciati di di rompere in testa ecco io direi che a poche ore non molte ore da san Giorgio di Nogaro c'è un signore eh, che, che è in macchina che sta eh, andando o meglio sta ritornando da un cimitero eh, che si trova non molto distante da trento eh, e per il ritorno guarda, di allora, io sono un matematico, io amo la matematica, insegno la matematica, eccetera, eccetera. Ecco, ditemi qual è la probabilità che lui, questo signore di cui vi sto dando il secondo incontro ravvicinato del terzo tipo, dove è supportato anche da una fotografia, e qual è la probabilità che lui per la... gli venga in mente di cambiare itinerario? Perché di solito dice, io non faccio quell'itinerario per tornare a casa a Trento. E, um, mi pare di ricordare eh, il Monte Boldone, Monte Boldone è un monte um, che sovrasta, che è vicino a, tre, a Trento. Lui, e quindi siamo in zona boschiva, zona montagnosa, siamo nel Trent a Trento, nella zona... Boldone, fanno anche Giro d'Italia. Ecco, esatto. Quindi cambia tragitto. Ad un, in sintesi, ad un certo punto... Lui, a lui piacciono fare le fotografie, aveva la macchina fotografica con sé. Qua abbiamo anche di queste le foto? Sì, di questo l'abbiamo, la foto di questo essere. Adesso glielo spiegherò ai telespettatori. Questo essere qua è. Eh. Ecco, e ce n'è uno in più in particolare. Adesso... Eccolo qua. Allora, in pratica, eh, lui... Sembra un elfo, eh? Ecco, esattamente. Ho detto esattamente perché è un qualcosa veramente eh, di, non, eh, di non posso permettermi, di stranissimo. Ma queste foto le hai avute tu sempre da questo testimone? Sì, sì, sì. 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 sì e anche questo caso, caro direttore, è emerso per caso, scusi il gioco di parole, no è emerso per caso se avrò tempo e avrete voi e c'è il tempo io vi dirò anche in quali circostanze eh beh, ovvio, dai. questo caso è venuto fuori per caso scusate il gioco di parole adesso vi do il fatto in sintesi lui cambia tragitto cambiando tragitto vede come un incendio cioè vede una parte del bosco tanta tanta luce ma lui non ha pensato a una luce era rossastra, giallastra. Non ha pensato a un'ipotetica, ipotetica luce di un oggetto volante non identificato, assolutamente no. Ha detto "E eh, qui c'è un incendio. Ferma la macchina e va in direzione di questo incendio". Dice perché? Così posso fare anche delle belle fotografie, perché lui era un appassionato di fotografia. E lui voleva, lui, il suo cervello, voglio fotografare questo incendio, questo inizio di incendio. Entra abbastanza nel bosco e, e cosa succede? Succede che a un certo punto, a proposito, chi è questo signore? Questo era uno della squadra sommozzatori, come possiamo dire Gigi? Eh, numero uno, cioè eh, di prima categoria, sommozzatori trentini. Infatti, mi ha regalato anche determinate cose del gruppo. Tanto per dire quanta, eh, come possiamo dire, quanta, quanta equilibrio psichico. Eh equilibrio. È un sub, è sì, era, era. Eh, un sub era. Ah, mi dimenticavo. Sì. Quel signore che era. Che abbiamo visto, che ha raccontato sì, la George storia di. San. È rimasto a lavorare nelle, sì, ferro... nelle ferrovie. Sai cioè perché. No, no. Siccome nelle, le, era ferro... detto. A, a... No, a, ad alzare o abbassare la. Le ferrovie non, ah, misero, no, non misero minimamente in dubbio l'equilibrio psicologico del signor Giorgio Filipputti. È arrivato alla pensione. Anche perché non si dimentichi il fatto dell'assistente sociale eh, che ha detto questa persona è attendibile non va, non va preso in giro quello che ha visto, ha visto non ha, questo lo aggiunge, lo aggiunge Chiumiento non ha la prova oggettiva dell'oggetto, non ha la prova oggettiva del bichimio comunque Ma è rimasto ritorniamo ritornando a, a, a si addentra nel bosco eh, direttore, e ad un certo punto si sente osservato è quella sensazione di sentirsi osservato lui aveva la macchina fotografica in mano, guarda verso il punto dove si sente osservato. E se la regia fa vedere, eccolo qua. Praticamente, questa è una ricostruzione del tronco. Ecco. Ha, ha visto quella sagoma a fianco del tronco. come una testa che si, che si sta sporgendo? Ecco sporgersi esattamente dal tronco. Voi avete fatto messo anche l'altezza lì ho visto eh, esattamente. Quindi non era alto. E se la regia torna a far vedere, ecco questo, ecco. A proposito, la foto è un po' è mossa perché lui, vedendo questa sagoma, cioè non è venuta bene. Ma c'è... Lui ora, è stato Che ora era? Eh, L'imbrunire. L'imbrunire. Cioè, ma ha un naso... Un no, non ha... Ecco. Assoluto, fuori se, porto, allora, ha solo due foglie. Allora, Se tu più. vieni a casa mia, troverai, pensa, mi ha dato il tubo. Un tubo. Eh, sai quei tubi da lavatrice? Sì, quelli in gomma. Certo, certo. Ecco. tu certo. guardi, io le do un pezzo di tubo da lavatrice, sai? non so ho capito, quello di, che... di gomma. Sì, sì, ho capito. Esatto, que mi mi io a casa ho un pezzo di questo tubo. Perché mi ha detto il dalla bocca, dalla bocca, usciva un tubo. Che è proprio simile, analogo a quello che le sto dando adesso. Scusa, le orecchie a punta? Cosa c'era? dava l'impressione di avere orecchie a punta. E quegli occhi, insomma, e ma, ma anche lì ha una tuta. Ecco. Qui però. Sembra che abbia una tuta addosso. Sì, sembrerebbe. Però eh, Gigi fu preso da una tale paura. Beh, beh scusa, eh. Da una tale paura che tornò indietro. E guardi professore, mi disse, io eh, vi dico solo, mi pare che si chiamasse Carlo, non vi dico il cognome, ma comunque eh, mi sembra che si chiamasse Carlo. Eh, quando dico mi sembra vuol dire che mi sembra. Ma ovviamente noi abbiamo nome, cognome, eccetera, sono andato a casa sua più, due volte a Trento, a casa sua. E il, dice, io, è qui che puoi anche soppesare l'attendibilità, io ero convinto che è arrivato a Trento, sentite queste parole di una persona che fino a x minuti prima non pensava assolutamente a UFO, a esseri strani, ma come il cervello suo cosa ha detto, cosa gli ha fatto dire, pensavo di arrivare a Trento invasa dagli, dagli extraterrestri guardate che sono parole testuali sui, sue in fase di inchiesta ero convinto, era talmente convinto di ciò che aveva visto e fotografato che io arrivo a Trento e, e c'è che... un'invasione pensate, qui chiudo un mio collaboratore di Trento per caso parla con una parente sua la parente sua accenna l'episodio che l'aveva visto coinvolto questo signore, ex sommozzatore della squadra trentina, e fortunatamente siamo venuti a conoscenza anche di questo episodio. Guarda caso, successo proprio all'imbrunire del 18 settembre 78, quindi nel nord-est, Friuli-Trentino. Sono avvenuti due incontri del terzo tipo, cioè il 18 settembre, 18. 18 settembre del 78. E noi ora andiamo in pubblicità, ovviamente, e poi rientriamo per eh, l'atto finale, perché abbiamo una foto. Abbiamo sì. parlato spesso e volentieri della Cimpello Sequals. Una ricostruzione, a dire il vero. Sì, okay, ok, io dico foto, eh, una scusami. Sì, è vero, hai ragione. Hai scusami. Ragione per chiarezza assoluta, è una ricostruzione di quanto è stato visto dopo il black ubicitario.